Chianto tra due auto a Fontana Fredda muore il Pordenonese Stefano Taga, mortale anche a quarto daltino nel Veneziano, nulla da fare per un 59 che rientrava da una giornata di lavoro. Truffa nel commercio di autovetture sei persone indagate dalla Procura di Venezia per l'accusa una volta ricevute le caparre dagli acquirenti, i venditori si rendevano irreperibili perquisizioni nel Pordenonese veneziano e padovano. Manovra regionale 2024, ingenti risorse stanziate per comuni, imprese e sanità in Friuli Venezia Giulia. L'assessore Zilli l'ha illustrata oggi al Consiglio per le autonomie locali a Udine. Polemiche sulla distribuzione dei soldi. Per Mauro Capozzella, Movimento 5 Stelle, ancora una volta il Pordenonese è il più penalizzato. Si è chiuso oggi a Trieste l'evento internazionale dedicato alle scienze della vita, iniziativa che riunisce i principali attori del settore, presenti esponenti del mondo accademico, scienziati, medici e ricercatori, intelligenza artificiale, invecchiamento sano e sfide della genomica tra i temi trattati nella due giorni. Informazione di Media24 ben ritrovati con il eh, telegiornale. Apriamo subito con Meduno nel Pordenonese, località. Eh, scossa eh, da una tragedia accaduta nel primo pomeriggio, una anziana è stata trovata eh, senza vita all'interno di un'abitazione situata in via Mizzeri 6, nella frazione di Sottomonte. Ferito anche il marito, la coppia ha 82 anni. Sul posto sono intervenuti il pubblico ministero della Procura di Pordenone Federica Urbana, assieme al medico legale Antonello Cirnelli e al, eh, ai carabinieri del Comando di eh, Pordenone assieme ai eh, colleghi del posto indagini da parte degli inquirenti sulla dinamica al momento tutte le piste sono aperte dalla morte dell'anziana per cause naturali all'omicidio l'uomo in gravi condizioni è stato trasportato all'ospedale di Pordenone sembrerebbe essere invece escluso al momento il coinvolgimento di terzi ma le indagini sono ovviamente allo stadio preliminare ancora sul posto ci sono le forze dell'ordine che stanno operando Incidente mortale ieri sera a Fontana Fredda è morto a 49 anni Stefano Targa, Pordenonese e tifoso appassionato del Pordenone Calcio, il servizio Tania Pellegrini. Scontro tra due auto sulla Pontebana muore un uomo di 49 anni. È Stefano Targa, Pordenonese, la vittima dell'incidente avvenuto ieri sera lungo la strada statale 13, all'altezza del negozio Sorelle Ramonda. Targa si trovava alla guida di una Fiat 600 in direzione Pordenone quando, per causa al vaglio dei carabinieri del radiomobile di Sacile, ha tamponato violentemente una Renault Clio condotta da un 41enne di Fontana Fredda che stava per svoltare a sinistra. Troppo gravi le ferite riportate da Targa, deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. L'altro conducente coinvolto ha riportato qualche contusione ed è stato accompagnato al nosocomio cittadino per gli accertamenti. Stefano Targa era un tifoso appassionato del Pordenone Calcio ed era ben conosciuto ed apprezzato in città, appassionato anche di motori, da alcuni mesi lavorava in un distributore di carburante a Sacile. Molti messaggi di cordoglio piovuti sui social da parte di amici e conoscenti che lo hanno ricordato con la sua amata sciarpa nero-verde. Ora si attende il nulla osta per procedere con i funerali. Lutto invece a Pordenone per la scomparsa all'età di 52 anni di Daniela Spadotto, erede della famiglia che per tanti anni aveva gestito un panificio in città, una brutta notizia per il mondo del commercio cittadino, un dramma che ha colpito tutti i pordenonesi che frequentano il centro soprattutto e che ricordano il volto di quella donna così gentile e disponibile con i clienti. I funerali sono stati fissati ma verranno celebrati in forma strettamente privata come ha deciso la famiglia. Un'altra tragedia della strada dopo quella di Fontana Fredda in Veneto orientale, a quarto d'altino, scontro tra due auto, muore un 59enne che stava rientrando a casa dal lavoro. Tragedia della strada ieri sera nel Veneziano. A quarto d'altino due auto si sono scontrate in viale Trieste in località Tre Palade. Attorno alle 19.30, lo scontro è stato frontale. Per Lucio Buso, 59 anni, non c'è stato nulla da fare. Viaggiava a bordo di una Ford Focus, veicolo che ha impattato contro una cupra guidata da un 38enne estratto dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Il ferito è stato poi affidato al suo 118 e condotto in ospedale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Per la vittima che rientrava da casa dopo una giornata di lavoro, non c'è stato nulla da fare, invece, nonostante l'intervento dei sanitari. Entrambi sono di Quarto Daltino, località ora scossa da questo terribile incidente. I rilievi di legge per stabilire l'esatta dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Sandona di Piave. Il traffico è stato deviato fino a tarda sera per eseguire i soccorsi e la messa in sicurezza dell'area incidentata. È di tre persone ferite invece il bilancio dell'incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di oggi al pericoloso incrocio di sindacale. Siamo a Concordia Sagittaria tra la provinciale Cavanella e la Triestina Bassa. Coinvolti una Fiat 500, una Ford Focus e una Mercedes che era ferma allo stop. Sul posto in pochi minuti sono sopraggiunti il soccorso stradale, gli agenti della polizia locale per la viabilità e i rilievi di legge ad avere la peggio è stata una donna della salute di Livenza, 47 anni che si trovava alla guida della Fiat 500 e che stava svoltando per andare a Cavanella di Concordia, la vettura dopo la carambola è finita capovolta su un lato, feriti anche il guidatore della Ford Focus, 55 anni residente a Ottava Presa e l'automobilista alla guida della Mercedes soccorso in eh, ambulanza Visite del fuoco al lavoro invece questa mattina a uh, Udine in via Piuti per l'incendio di alcuni contatori del gas durante dei lavori in un cantiere. Secondo quanto ricostruito, il braccio telescopico di un mezzo d'opera ha toccato un cavo elettrico in tensione che ha scaricato a terra, facendo incendiare un tubo del gas alcuni contatori di due stabili adiacenti al cantiere. Il manovratore del mezzo, che fortunatamente non è stato colpito dalla scarica elettrica, ha spento con un estintore le fiamme del tubo del gas vicino al mezzo d'opera. I vigili del fuoco hanno provveduto a estinguere le fiamme dei contatori del gas e hanno iniziato le operazioni di messa in sicurezza dell'area a scopo precauzionale evacuata una ventina di famiglie. Venezia, doppio arresto da parte dei carabinieri, due tunisini sono stati sorpresi in possesso di ascis e di materiale vario per confezionare la droga in dosi destinate alla vendita. I militari hanno presidiato l'arsenale e l'area denominata Celestia, notando nei pressi della eh, stessa eh, zona un movimento sospetto, fermati due stranieri rispettivamente di 27 e 25 anni in possesso come detto di stupefacente e del materiale per il confezionamento. I provvedimenti adottati nei confronti di due maggiorenni sono stati convalidati dal eh, GiP che ha disposto il divieto di dimora nel comune di Venezia per entrambi. Attività di contrasto alle truffe nel settore del commercio d'auto e dell'evasione fiscale. Sei persone indagate in un'operazione della Procura di Venezia, perquisizioni nel Pordenonese, nel Veneziano e anche nel Padovano. Truffe nel commercio di autovetture, perquisizioni nel veneziano, pordenonese e padovano. In azione guardie di finanza e polizia stradale coordinati dalla procura lagunare. 6. Le persone indagate Acquisiti dagli investigatori elementi nei confronti dei presunti responsabili di molteplici reati, fra cui truffe nel commercio d'auto di importazione, intestazione fittizia di un autosalone, evasione fiscale e falsità in atti pubblici. Il modus operandi prevedeva annunci pubblicitari sui principali portali di vendita online di auto a cui seguivano accordi contrattuali con i clienti che dopo aver versato gli acconti non riuscivano più ad avere contatti con i venditori che si rendevano irreperibili. In un secondo momento, gli indagati, attraverso il coinvolgimento di un autosalone nella provincia lagunare, si sono dedicati all'importazione dalla Germania, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022, di un centinaio di autoveicoli semi nuovi di grossa cilindrata, prevalentemente Audi e BMW, venduti a 40-50 mila euro ciascuno in totale evasione d'imposta e pertanto a prezzi inferiori a quelli di mercato delle auto a persone fisiche prestanome che non consentiva quindi un'immediata riconducibilità all'autosalone cui erano effettivamente destinate per la vendita. Manovra regionale 2024, ingenti risorse locali stanziate per comuni, imprese e sanità in Friuli, Venezia Giulia. Oggi l'assessore Barbara Zilli ha illustrato al Consiglio per le autonomie locali a Udine la manovra per Mauro Capozzella del Movimento 5 Stelle. Ancora una volta il Podendonese è il territorio più penalizzato. Tania Pellegrini. La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia nei giorni scorsi ha approvato in via preliminare la legge di bilancio per il triennio 2024-2026, stanziando ulteriori 600 milioni di euro, che vanno a dirobustire la legge di stabilità portandola a 5,6 miliardi, destinati in particolare alla sanità ed agli enti locali oltre che alle imprese. Una cifra che non si era mai vista prima per il Friuli Venezia Giulia e che, secondo il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Mauro Capozzella, ancora una volta lascia il territorio del Friuli occidentale nelle retrovie. Sono ormai anni punto, in cui vengono predisposte, apparecchiate, se mi consente il termine, delle manovre di lancio che poi si assommano alle manovre intermedie di assestamento, no? ingenti e sontuose. Ma se noi vediamo com'era il Friuli Venezia Giulia, o perlomeno il Friuli Occidentale, all'inizio del mandato del presidente Fadriga, cinque anni fa, ad oggi, è vero che c'è stata una grossa redistribuzione di denaro, questo anche grazie ai contribuenti friulani ma è tutto denaro che non ha inciso poi sul, sul territorio, non, non si vede la regione andare in una direzione ben precisa, quindi sì tanti soldi in Italia, però non cadono evidentemente, non vengono messi a terra in maniera efficace e i cittadini non hanno percezione che qualcosa il positivo si muove all'interno della regione in senso generale della nostra provincia in senso particolare. Secondo noi i punti più critici sono quelli che abbiamo denunciato nel corso degli ultimi cinque anni, ovvero il nodo infrastrutturale in primis, siamo fermi come Friuli occidentale in termini di viabilità, la sanità, eh, non si vede ancora una sinergia tra gli ospedali. Del territorio, eh, mancano i medici in medicina generale e non, anco, e non è ancora partito, non è stato messo ancora a terra un progetto organico con i soldi del PNRR. Beh, siamo in gravissimo ritardo come Friuli occidentale e servirebbe veramente un cambio di passo. L'unica soluzione possibile è che le forze politiche del Friuli occidentale smettessero di litigare tra di loro, indebolendo il territorio, e compattamente andassero a Trieste a battere veramente i pugni sul tavolo di Fabriga. Viabilità. Il tratto autostradale della A4 tra lo svincolo di Monfalcone Est e Sistiana sarà interessato nel fine settimana ad alcuni lavori di manutenzione della pavimentazione. Il cantiere rende noto Autostrade Alto Adriatico verrà effettuato a partire dalle 21 di venerdì 10 e fino alle 20 di domenica 12. Questo comporterà la chiusura dello svincolo in uscita di Duino per chi proviene da Venezia e l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta non interessata dalle attività. Bollettino socio-economico del Veneto, la ripresa continua ma rallenta negli ultimi mesi, attesa una crescita del PIL regionale del 0,9% in questo 2023. Sono i dati del eh, bollettino eh, Veneto, reso noto nella giornata odierna sulla base dei principali dati detto oggi il governatore Luca Zai al mercato del lavoro dopo un'apertura vivace a inizio anno con il tasso di occupazione Veneto che sale nel secondo trimestre al 71,6% presenta un rallentamento, l'ammontare complessivo delle assunzioni nel periodo gennaio-settembre 2023 si mantiene elevato, è ancora al di sopra del 2019 ma si attesta su valori pressoché in linea con quelli registrati nell'anno precedente. Leva importante per trovare un buon lavoro è sicuramente il titolo di studio, secondo quanto emerge dall'indagine, negli Atenei Universitari Veneti si contano oltre 115.000 studenti iscritti ma i percorsi scelti sono molto diversi per genere. Oggi a Trieste si è conclusa la due giorni del eh, convegno Promuovere l'innovazione nelle scienze della eh, vita. Due giorni. Eh, di eh, studi e eh, congressi per eh, un importante tema, quello eh, relativamente per esempio all'invecchiamento attivo, ma eh, non solo, perché si è parlato anche di intelligenza artificiale. La sfida è quella di incentivare il processo di alfabetizzazione della società su eh, queste tematiche, di far conoscere a un pubblico più largo possibile queste dinamiche per abbattere muri che caratterizzano gli attuali sistemi sanitari. A proposito di Friuli Venezia Giulia è come i residenti con almeno 65 anni di età siano il 27% contro il 23,8% a livello nazionale. Dall'altra, invece, il Friuli Venezia Giulia è 18esimo in Italia per natalità. Al termine eh, di una parte del convegno è intervenuto anche l'assessore regionale Riccardo Riccardi, che sentiamo. Assessore Riccardi, seconda giornata oggi al grande evento internazionale dedicato alle scienze della vita. Nel suo intervento lei ha parlato di bassa natalità, calo demografico, ma anche dell'importanza di investire sul capitale umano per quanto riguarda le risorse sanitarie. Sono tutti temi dell'agenda di questo tempo. In realtà oltre a queste cose ne ho detta un'altra che io considero la più importante perché... Eh, immaginare di avere tante risorse a disposizione, immagino risorse quando vedo talenti, competenze, capacità di soluzioni nuove, innovative, ecco, poi dovremmo soffermarci sulla capacità di poterle utilizzare, cioè di consentire al sistema professionale e soprattutto al cittadino di avere... Eh, dimestichezza nel poterlo utilizzare. Questo, questo è un alleato straordinario. Non è un alleato soltanto per lo sviluppo, per l'impresa che può crescere, per i giovani talenti che si possono esprimere. Ma è uno, è, sono delle inevitabili opportunità che noi dobbiamo cogliere per consentire alle persone di, avere, eh, di rimuovere quelli che sono oggi, secondo me, i principali limiti alla risposta ai bisogni di salute. Ed ora ci colleghiamo con la nostra redazione di Pordenone, dove vedo la collega Tania Pellegrini con l'ospite. A voi la linea. Grazie Alessio della linea, siamo in compagnia di Martina Locicero del circolo eh, del Partito Democratico di Pordenone. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie a voi e buonasera a tutti i telespettatori. Parliamo della manifestazione dell'11 novembre che si terrà a Roma, organizzata dal eh, PD. Quali sono un po' le tematiche che vi hanno spinto a scendere in piazza? Sì, allora, eh, come eh, dalla regione eh, scenderemo uh, all'incirca in 100 persone, e chi uh, con assieme come in gruppo, chi invece con mezzi propri. E dalla provincia di Pordenone saremo addirittura una saremo circa una quarantina e um, le tematiche che ci spingono a scendere in piazza sono quelle sulle quali comunque... Um, di cui il PD, parla, PD a livello locale parla da molti mesi e sono la sanità pubblica e soprattutto per il nostro territorio, quello pordenonese, la scuola pubblica, il lavoro. Come Circolo PD di Pordenone abbiamo fatto una eh, bella campagna di raccolta firme sul salario minimo e adesso la prossima settimana faremo addirittura un incontro con le tre maggiori sigle sindacali sul tema e con in collegamento da Bruxelles l'onorevole L'Europarlamentare Gualmini e, che appunto eh, assieme alle sigle sindacali eh, parlerà del, delle criticità del lavoro di oggi e, e, e del perché abbiamo scelto di eh, puntare sul, sul salario minimo e anche sul, ma su, soprattutto, sul rafforzamento della rappresentanza sindacale perché quello è una cosa che bisogna, bisogna anche. Ehm, fare urgentemente, rafforzare le sigle sindacali, la contrattazione collettiva e per evitare che ci siano eh, contratti pirata e, e che ogni contratto collettivo venga eh, valorizzato al meglio, valorizza al meglio anche il lavoro di cui si fa portavoce. Diciamo. Per quanto riguarda quindi la, la raccolta firme che ha menzionato, qual è stato un po' il riscontro che avete avuto e quali sono un po' le impressioni della cittadinanza? Allora il riscontro è stato buono, soprattutto sia quest'estate quando è cominciata che anche eh, adesso, eh, sabato scorso abbiamo fatto l'ultimo eh, banchetto in piazza a 20 settembre. Eh, per la raccolta, l'adesione eh, è stata molto buona. C'è stata una grande partecipazione ai banchetti, ma anche di persone che si fermavano eh, proprio a dialogare sulla riforma e su, eh, sul perché, eh, perché stavano firmando. Quindi, mm. sicuramente è stata un'adesione buona. E, mh, un altro dei punti. Eh, che è comunque strettamente legato alla tematica del salario minimo e anche quello del lavoro dignitoso, ma anche del lavoro dei, dei giovani, dei nostri giovani che comunque hanno bisogno di entrare in un mercato del lavoro che li tuteli. Che, ehm, che li aiuti ad avere anche un'indipendenza. E da, da questa cosa, na, comunque, nasce anche il sostegno alle famiglie più in difficoltà, che beh, parte tutto dal lavoro, parte tutto dal, dal salario. E in un momento di, di crisi economica, di inflazione, eh, è il momento giusto per puntare su questo. Insomma, quindi lavoro e sanità è principalmente al centro di questa manifestazione, che ricordiamo si terrà quindi l'11 novembre. 11 novembre. E brevemente, se vuole fare un accenno anche alla scuola pubblica, che mi pare sì. che sia uno dei temi. La scuola è la base, la base sulla quale si deve, eh, eh, si deve lavorare perché eh, sono i nostri i futuri giovani, i futuri lavoratori si formano tramite la scuola. Una scuola che deve essere professionalizzante. E, e deve essere pubblica perché deve essere accessibile a tutti, non deve, come la sanità non deve essere appannaggio di poche persone, di poche elite che possono permettercela. Perché in questo periodo eh, sono veramente, la forbice si sta molto ampliando e, e quindi eh, non, non si può tagliare su un, quello che è un servizio fondamentale di ogni società. Istruzione. Grazie allora Martina Locicero per essere stata in nostra compagnia e ripasso la linea ad Alessio Conforti dagli studi di Porto Portogruaro. Grazie Tania, riprendiamo la linea con ogni studio c'è Pasqualino Codognotto che è stato sindaco a San Michele Altagliamento Tagliamento, attualmente coordinatore del Partito Socialista San Michelino, ben trovato. Grazie dell'invito. Senta, parliamo di viabilità, perché per quanto riguarda il San Donatese, le spiagge di Jesolo e Cavallino interessate da questa autostrada del mare che da Treviso condurrà agli Arenili, in vista insomma dei prossimi anni, tre anni par di capire, per la realizzazione dell'opera, però eh, con ogni noto c'è anche Carle, ma in questo senso anche Bibione, che chiaramente sul fronte della viabilità si interrogano su quale sarà il loro futuro. Cosa ne pensi? Eh, penso che... <ride> Ancora una volta siamo un po' penalizzati sotto questo profilo e il numero delle presenze non si discosta molto, no? E... Anzi, forse Bibione rispetto a Iaselo l'ho fatto in presenza. Sì, vedo che c'è qualcosa in più, ma diciamo che eh... Siamo penalizzati perché noi aspettiamo da anni questo benedetto casello eh, che faciliterebbe molto eh, la viabilità per Bibione eh, riducendone di molto i tempi e invece siamo ancora qui al palo. Siamo al palo anche per quanto riguarda il rischio idraulico, ma insomma abbiamo, ne, abbiamo, ne, abbiamo, ne, abbiamo parlato, ne abbiamo già parlato, già anche discorsi. se in questi giorni insomma, ne abbiamo avuto evidenza. Eh, io detto questo, voglio però dire una cosa: quando ho lasciato il comune avevamo avanzato un progetto, il Proge Finanzi, che mi pare che è lo stesso no? è, sì. è anche quello della via del mare, eh, per eh, raggiungere Bibione da un'altra strada. Cioè, subito dopo i cavalli per chi conosce la nostra località, insomma, nella strada regionale per Bibione, subito dopo l'allevamento dei cavalli avevamo pensato una strada che raggiungesse Bibione Pineda direttamente. Perché da lì? Perché peraltro da lì iniziano le code che poi a rimbalzo insomma, costituiscono file di chilometri. C'è un altro profilo però che, visto appunto questo serio problema dell'ingrossamento dell del fiume, che andrebbe tenuto in considerazione proprio e quindi ehm, per far sì che questa strada venga realizzata, cioè che noi abbiamo un'unica entrata a Bibione sul ponte della Litoranea Veneta. No? Se questo dovesse andare in crisi, Proprio perché è vicinissimo il tagliamento, già oggi le porte Vinciane sono mesi che stanno lavorando perché si erano un po' eh, diroccate. Chiamiamole così: e sarebbe davvero mh, opportuno pensare ad, una, ad un altro sfogo per Bibione in caso che il sistema insomma, eh, non solo vi... nel caso che il sistema andasse, andasse in crisi insomma, per, per alcune ragioni per Queste ragioni che ho citato. Ecco, vedrei bene, vedrei bene anche sotto questo profilo un secondo accesso di Bione. Senta sempre a proposito di viabilità, poi c'è il tema relativo all'abbellimento delle, delle strade, piuttosto che insomma dei vari accessi alle spiagge, perché anche questi sono biglietti da visita. No? Eh, si dice che qualche volta lo stesso viaggio è la meta, no? Perché ah, se tu fai un viaggio che è gradevole, lei ha toccato un punto, mi complimento con lei, che è veramente interessante. Cioè, sto vedendo che ultimamente le soprattutto le rotonde, le, vengono gestite poi con all'interno eh, fiori, piante, con, veramente con gusto, con piacere. Belle da vedere, belle da vedere. L'ultima lungo eh, la strada statale 14, cioè all'altezza di Fossata, è veramente bella. Eh, ma altre ho visto che sto, vanno in questa direzione, quindi complimenti anche agli ingegneri e le proprietarie delle strade che ci mettono anche un po' di bellezza nella sicurezza stradale. Quindi, rimanendo in tema, questa è la strada da seguire? <ride> no, <ride> dico, questa è la strada dico, da la seguire. Ascoltavi il profilo, sì, certamente sì. grazie a Pasquino Codognotto. Grazie a voi, grazie per essere stato con noi. Rimaniamo a San Michele al tagliamento, consegna delle nomine di socio benemerito dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia al Sindaco della località San Michelina, eh, Flavio eh, Maurutto. Il titolo concesso dalla Presidenza Nazionale al primo cittadino, al Presidente della Federazione Nuoto del Veneto, Roberto Cognonato e all'architetto Elvio Sartori della Bibione Mare, con la motivazione relativa al, all'essersi prodigati con generosità e disponibilità e attaccamento in favore del gruppo e delle associazioni relativi attestati e sono stati consegnati dal consigliere nazionale Veneto Orientale Roberto Spolaor, Spolaol, una consegna avvenuta eh, domenica nel eh, corso eh, della giornata eh, che è stata indetta con le associazioni d'arma locali per quanto riguarda l'Unità d'Italia e la festa delle forze armate. Sacile fa il punto della situazione dopo l'ultima ondata di maltempo che fortunatamente non ha provocato troppi disagi per la città-giardino della Serenissima, ma è stata l'occasione anche per illustrare quello che è il contratto di fiume. Sentiamo il sindaco Carlo Spagnoli. È superato da pochi giorni l'emergenza, l'allerta rossa per quanto riguarda il maltempo, il comune di Sacile ne è uscito bene, eh, il sistema ha tenuto, non ci sono stati particolari di, eh, criticità e questo insomma, è un fattore più che positivo. Allo stesso tempo non eh, demordiamo perché dobbiamo essere sempre sul pezzo come si dice e su questo un aggiornamento importante è quello che riguarda il cosiddetto progetto o contratto di fiume, un contratto siglato tra... Più comuni, eh, di cui Sacile è il Comune Capofila, che vede nell'asta dell'ivenza il denominatore comune sul quale lavorare. Eh, questo strumento, il contratto di fiume, consente consentirà di mettere a sistema una serie di iniziative che riguardano la sicurezza idraulica del fiume, la sua pulizia, naturalmente anche con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse che eh, in qualche modo concorrono. Le abbiamo coinvolti in numerosi incontri per far sì che gli elementi di questo accordo. Accordo di questo contratto tra il Comune di Sacile insieme agli altri comuni con termine, non solo alcuni, anche del vicino Vento. Siamo nove in tutto. Sia un accordo efficace e produttivo per far fronte a quelle che sono le necessità, come dicevo, di tipo pratico, di sicurezza, di pulizia e anche di manutenzione dello stesso fiume. E anche dal punto di vista della progettualità per quanto concerne la valorizzazione del fiume stesso, per quanto riguarda eh, gli aspetti anche della navigabilità, dello sviluppo turistico e della. La promozione del nostro territorio da Sacilia a Teglio Veneto, perché chiaramente siamo entrati nel mese di novembre, che è quello chiaramente dedicato all'avvicinamento verso il 25, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Con noi c'è Anna Finfola che è assessore comunale a Teglio Veneto, appunto che non ama, insomma. Eh, apparire di suo, ma insomma, visto eh, quello che è l'oggetto eh, del eh, tema, non si può che fare un riferimento a queste attività dedicate proprio alle donne e eh, chiaramente al tema. Sentito tutto l'anno, non solo a novembre, ma è chiaro che siamo a novembre, non possiamo non fare riferimento a Rosso Vivo a novembre. Di che cosa si tratta e quali l'idea e quali gli obiettivi, Assessore? Eh, Alessio, grazie intanto per l'invito e grazie per aver specificato che solitamente non amo apparire, quindi sono un po' così, un po' emozionata. Però ehm, l'importanza di questo mese per noi è veramente grande. Rosso Vivo a novembre nasce veramente da un'idea delle signore, delle volontarie comunali di Teglio Veneto. C'è un gruppo di queste signore che sono Teglio Veneto in Armonia. E loro hanno portato a Teglio un'attenzione un particolare verso il 25 novembre. Eh, in questo periodo, se volete passare per Teglio, noterete che in tutto il territorio, specialmente nella parte centrale proprio di Teglio, ci sono degli addobbi. Addobbi chiaramente fatti in rosso con un richiamo ben specifico la violenza contro le donne. Certo. Quindi le scarpe, la panchina, le sedie, tutte queste piccole eh, grandi cose. Dopodiché le signore si sono adoperate per, fare, per creare degli oggettini che vengono messi a disposizione in tutte le attività commerciali e vengono lasciate a disposizione della cittadinanza o di quelle, delle persone di passaggio che possono prendere questi oggettini e portarli a casa come simbolo. Solitamente sono fatti in rosso, quest'anno è addirittura una cosa all'uncinetto molto carina. E quindi io vedevo tutta questa attenzione, questo, uh, questo cuore che ci mettevano queste signore e, e la cittadinanza tutta che rispondeva positivamente a, questo, a questa iniziativa e allora mi sono detta bisogna fare di più. Bisogna fare di più. Leggo un corso gratuito di difesa personale, ma non solo, perché insomma ci sono anche degli incontri aperti con degli psicologi, con degli esperti. Ecco, facciamo un focus su questo un minuto. Sì, assolutamente. Allora come amministrazione ci siamo impegnati e abbiamo eh, fatto, abbiamo creato queste quattro lezioni, eh, sono due corsi, sono sì. perché la, la, la risposta della... Cittadinanza è stata veramente alta, abbiamo 44 persone iscritte, di cui solo 4 o 5 arrivano da fuori da comune, fuori. tutto il resto sono del comune. Abbiamo pensato a questa eh, autodifesa, chiaramente siamo guidati in questo e siamo vicini eh, al maestro Bruno Riva, che è un che istruttore è di karate che si è messo a disposizione. E praticamente ci ha formato e fa questo corso. Abbiamo cominciato proprio questa settimana e, e la cosa ha avuto molto riscontro: quindi abbiamo queste lezioni gratuite assolutamente. Tutti martedì o giovedì? Martedì ecco. e giovedì per i due gruppi, esatto. E dopodiché il 25 di novembre ci sarà un convegno aperto a tutti. Eh, che tratterà proprio con un avvocato, tratteranno proprio le tematiche legali, dal punto di vista legale, legale. di quello che è la violenza contro le donne e poi la dottoressa, l'avvocato è Martina Colussi, mentre la dottoressa Sara eh, Cariola, sì, è una psicologa e psicoterapeuta, si occuperà dell'aspetto psicologico di quello che è eh, questa violenza, questa violenza. L'impatto, no? l'impatto psicologico. Stringo sabato 25 alle ore 17 presso la sala Avvenire a Teglio. In conclusione, domenica 26. Un altro appuntamento. E poi un chiediamo? altro appuntamento, eh, colazione gratuita offerta dal calcio. Dalle, dalle ragazze dalle donne del calcio, del calcio di Teglio Veneto quindi dopodiché si parte per la camminata chi vuole passo dopo passo con San Michele e tutti gli altri comuni ah, sì. oppure chi vuole c'è cioè, l'inaugurazione del sottopasso del comune di, di Cordovado che inaugura un murales dedicato sempre alla violenza delle donne. Grazie Anna Finfola per essere stata con noi. Grazie a voi. Noi seguiremo ovviamente l'avvicinamento al 25 di novembre anche con le varie iniziative sul territorio tra Valletta Orientale e vicino Pordenonese. Nasce invece il gruppo di commercianti a Porto Santa Margherita. Al poster di Porto Santa Margherita è nata l'Unione Imprenditori della frazione di Caorle, l'ex Marina che fa capo alla Confcommercio di Caorle. Questa iniziativa è stata sostenuta dal direttivo di Confcommercio Caorle che ha voluto favorire la nascita di questo sodalizio. Peccato soltanto che adesso gran parte dei negozi sia chiuso perché siamo in inverno. Ad assumere il ruolo di portavoce di questo gruppo saranno Andrea Brichese, Fabiana Cristofoli, Francesca Gerardi, i quali avranno il compito di coordinare le attività unitamente al consiglio direttivo di Confcommercio Caule. All'incontro in rappresentanza del comune c'erano l'assessore al commercio e turismo del comune di Caule, Mattia Munerotto, e l'assessore al bilancio personale del comune di Caule, Vera Montisano. Veneto Orientale, i principali comuni con le associazioni legate all'enogastronomia si ritroveranno domani venerdì 10 novembre per la serata finale a Villa Oara Torre di Mosto per la cena di gala e l'assegnazione del premio Bisat. D'Argento in tutte le sue categorie. L'appuntamento è alle, dalle 19 e continuerà con la degustazione. Prevista, come sempre, la presenza delle istituzioni locali e dei principali attori di questa iniziativa che chiaramente si ripete ormai da decenni. Menù ideato e preparato dallo chef Ottavio Nadalon. Sabato invece alle ore 20:45 appuntamento del progetto Centrale Sonora all'ex Centrale Idroelettrica Piter di Malnisio con la conferenza concerto Confine elettro acustico espressione dell'invisibile a cura di Roberto Girolin sound engineer e divulgatore musicale. L'appuntamento fornisce un'esperienza di ascolto nei linguaggi della musica analizzando influenze e confronti tra le tradizioni del passato e gli aspetti tecnologici del presente. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, previsioni del tempo, break pubblicitario e poi si continua con il TGM Sport e la programmazione di Media 24 per la serata, rimanete con noi, arrivederci.